Iniziamo incontro con la preghiera. In nome del Padre, del Figlio e Spirito e Santi. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane in quotidiano, come non dimentichiamo i nostri debitori, pure in sensazione, ma liberato malia. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e Spirito e Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. In nome del Padre, del Figlio e Spirito e Santi. Amen. Quale Jesus e Maria. Sia lodato Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Draghi svecenici. Cari sacerdoti. Draghi prijatelji u Kristu. Cari amici in Cristo. Na početku ovoga susreta danas ja bih želio od srca sve vas pozdraviti. A inizio di questo incontro di stamane desidero salutarvi tutti di cuore. Želja mi je da kroz ovo jedno kratko vrijeme zajedno sa svima vama danas... il mio desiderio in questo tempo breve insieme con tutti voi da zajedno s vama podijelim ono najvažnije poruke na koje nas majka zove di condividere con tutti voi questo quello il più importante messaggio il più importante su cui ci invita la nostra madre. Ja se nadam da ćete vi razumjeti kada ja kažem da je uistinu jako teško u ovom kratkom vremenu govoriti o svim, o svemu, o svim porukama. Io spero che voi mi capiate quando dico che è veramente difficile in questo tempo breve parlare di tutto, parlare di tutti i messaggi. Potrebno je sigurno puno više vremena da bi o mnogim porukama koje je Gospa dala mnogi mogli više govoriti. Sicuramente c'è bisogno di molto di più di tempo per poter parlare di tutti i messaggi che la Madonna ha dato, ha trasmesso attraverso noi. Zato bi se ja danas zadržao s vama na onim najvažnijim porukama i o tim porukama nešto želim više govoriti. Per questo io mi soffermo su quelli messaggi il più importanti e in riguardo di questi messaggi dirò qualcosa di più. Prije nego što počnem govoriti o porukama, želim jedan kratki uvod napraviti. Prima di parlare sui messaggi vorrei fare una piccola introduzione. Gospa dolazi k nama kao majka. Madre viene, la Madonna viene a noi come la madre. I kaže na početku. E dice all'inizio. Draga djeco, cari figli, dolazim k vama jer vam želim pomoći. Io vengo a voi perché vi voglio aiutare. Dolazim k vama jer me šalje moj sin. Io vengo a voi perché mi manda mio figlio Gesù. Tada izgovara tri puta. Mir, mir, samo mir. E poi pronuncia tre volte la pace, pace, soltanto la pace. Mir, draga djeco, mora zavladati između čovjeka i Boga, između ljudi. Cari figli, la pace deve regnare tra gli uomini e Dio è tra gli uomini stessi. Iz ove prve riječi, iz ove prve poruke, vidimo što je to najveća Gospina želja. Da queste prime parole, da questi primi messaggi, noi notiamo qual è il desiderio il più grande della Madonna. A to je mir. Questo è la pace. Majka dolazi k nama, obraća se cijelome svijetu. Madre viene a noi e si rivolge al mondo intero. Nema ni jedna poruka koju je Gospa dala kroz ovo 32 godine ni za bilo koju zemljinu, državu, nacionalnost.
Non c'è nessun messaggio durante questi 32 anni rivolto esclusivamente per una nazione, per un Stato. Obraća se svu svoju djecu. Lei si rivolge a tutti i suoi figli. Uvijek kad nam daje poruku. Sempre quando lei ci dona un messaggio. Prve njezne su riječi. Le sue prime parole sono queste. Draga djeco moja. Cari figli miei. Jer je majka. Perché ella è la madre. Jer nas sve voli. Ci ama tutti. Jer smo svi važni. Tutti siamo importanti per lei. Kod nje nema odbačenih. Presso di lei non ci sono respinti, rigettati. Lei non guarda il colore della pelle. Ona è majka. Lei è la madre. Ona želi zajedništvo svoje djece. Lei vuole la unità, comunione dei suoi figli. Jedino uz zajedništvo djece možemo graditi jedan bolji svijet, bolje društvo. In tal modo, con la unità dei propri figli, possiamo costruire una nuova società, un nuovo mondo. Na početku sami ukazanja Gospa kaže. A inizio dei soli apparizioni la Madonna dice. Draga djeco. Cari figli. Dolazim k vama jer vam želim reći da Bog postoji. Io vengo a voi perché vi voglio dire che Dio esiste. Odlučite se za njega. Decidetevi per Dio. Stavite Boga u vašem životu na prvo mjesto. Mettete Dio nelle vostre vite al primo posto. Stavite Boga u vašim obiteljima Boga na prvo mjesto. Mettete al primo posto Dio anche nelle vostre famiglie. Zajedno s njim pođite u budućnost. Insieme con lui incamminatevi in futuro. Mnogi od vas danas ste došli ovdje umorni. Diversi o molti fra voi oggi siete venuti qui stanchi. Umorni od ovoga svijeta. Forse stanchi da questo mondo. Umorni od ovoga tempa života koji je današnji svijet nametnuo. Stanchi dal tempo della vita che è imposto questo mondo odierno. Mnogi ste došli ovdje gladni. Molti siete venuti anche affamati. Gladni mira. Affamati della pace. Gladni ljubavi. Affamati dell'amore. Gladni istine. Affamati della verità. A ponajviše došli smo ovdje jer smo svi gladni Boga. Ma soprattutto siamo venuti qui perché siamo affamati di Dio stesso. Došli smo ovdje majici. Siamo venuti qui anche a madre. Da se njoj majici bacimo u krilo. Per buttarci nel suo abbraccio. Da kod nje nađemo sigurnost i zaštitu. E per trovare presso di lei la sicurezza e la protezione. Došli smo k njoj. Siamo venuti a lei. Da kažemo joj, majko, moli za nas. Per dirgli, madre, prega per noi. Moli za nas i zagovoraj ko svoga sina za sve nas. Prega per noi e intercedi presso suo figlio per ciascuno di noi. Majka, moli za sve nas. Madre, prega per tutti noi. Ona nas nosi u svome srcu. Lei ci porta nel proprio cuore. Ona nas je stavila u svoj srcu. Lei ci ha messo nel proprio cuore. Jednoj poruci kaže. In un messaggio dice. Draga djeco. Cari figli. Kada biste znali koliko vas volim i ljubim, mogli biste plakati od radosti. Se sapeste quanto vi amo, quanto vi voglio bene, potreste piangere dalla gioia. Ja ne bih želio danas ovdje da vi mene gledate kao savršenog ili kao sveca. Io non vorrei che oggi voi guardate qui me come un santo, come un perfetto. Jer nisam. Perché non lo sono. Trudim se da budem bolji. Io mi sforzo di essere migliore. Da budem sveti. Di essere più santo. To je moja želja. Questo è il mio desiderio. Ta želja je duboko utisnuta u moje srce. Questo desiderio è profondamente impresso nel mio cuore. Ja se sigurno nisam obratio preko noći ako vidim Gospa. Sicuramente io non mi sono convertito in un colpo, diciamo così, in una notte, se anche in quotidiano vedo la Madonna. Ja znam da je moje obraćanje jedan program, jedan proces za moj život. Io so che la mia conversione è un processo, una programma per la mia vita. Za koju se ja moram odlučiti. Ma io devo decidermi per questo programma, devo essere perseverante. U kojoj se svaki dan moram mijenjati. Ogni giorno mi devo cambiare. Svaki dan osjećati grijeh i zlo.
ogni giorno lasciare il peccato, male, otvarsi miru, aprirsi alla pace, otvarsi Duhu Svetom, aprirsi allo Spirito Santo, biti otvoren milosti, essere aperto alla grazia divina, i tako rasti u svetu, e così crescere nella santità. Ali kroz ovo 32 godine, però durante questi 32 anni, jedno pitanje svaki dan se postavlja u meni. Una domanda quotidianamente si fa dentro di me. Pitanje, la domanda è: Majko, zašto baš ja? Madre, perché proprio io? Majko, zar nije bilo bolji nego ja? Ma madre, non c'erano migliori di me? Pa majko, da li ću ja moći sve ono što ti tražiš od mene izvršiti, ispuniti onako kako ti tražiš i želiš? Madre, io potrò, sarò capace fare e concludere tutto quello che tu vuoi e desideri da me. Majko, da li si zadovoljna s mene? Tu sei contenta con me, madre. Nema dana da se to pitanje ne postavi u mene. Non c'è la giornata che queste domande non si fanno dentro di me. Jedan put kada sam bio s njom sam. Una volta quando ero solo all'apparizione con la Madonna. Pitao se je. L'ho chiesto. Majko, zašto baš ja? Zašto si baš mene izabrao? Madre, perché proprio io? Perché hai scelto proprio me? I ona se nasmije i kaže. Lei ha fatto un bellissimo sorriso e risponde. Kaže, drago dijete, znaš, ja uvijek ne tražim najbolje. Caro figlio, sai, io non sempre cerco migliori. Eto, prije 32 godine Gospa izabrala mene. Ecco, 32 anni fa la Madonna ha scelto me. Izabrala me da bude njezin instrumenat. Mi ha scelto di essere suo strumento. Instrumenat u njeznim i Božim rukama. Strumento nelle sue mani e nelle mani di Dio. Za mene i za moju obitelj. Per me, per la mia famiglia. Ovo je da veliki, veliki dar. Questo è un grande, grande dono. Ja ne znam da li ću ikad u svom životu moći zahvaliti za ovaj veliki dar. Io non so se durante tutta la mia vita terrena io sarei capace di ringraziare per questo dono. Jedan veliki dar, ali jedna velika odgovornost. È veramente un grande dono, però in stesso tempo una grande responsabilità. S tom odgovornošću živim svaki dan. Con questa responsabilità io vivo ogni giorno. Ali vjerujte mi, nije lako i nije jednostavno. Però credetemi una cosa, non è facile, non è semplice. Biti sa Gospom svaki dan. Essere con la Madonna ogni giorno. Biti s njom svaki dan u tome svijetu raja. Stare con lei ogni giorno in quella luce del paradiso. Poslije svakog tog susreta s njom, opet vratiti na zemlju, živjeti na zemlji nije lako. E dopo ogni incontro, diciamo, di questo paradiso con la Madonna, ritornare sulla terra e vivere sulla terra. Nije lako. Non è facile. Meni je potrebno nekoliko sati, poslije svakog susreta s njom, potrebno mi je nekoliko sati da se vratim s toga susreta u ovaj svijet, realnost ovoga svijeta. Dopo ogni incontro quotidiano io ho bisogno un paio di ore di riprendermi, di ritornare in se stesso, di ritornare in realtà di questo mondo. Što je to najvažnije na što nas majka poziva? Koje su to njezine najvažnije poruke? Che cosa è quello il più importante? Quali messaggi sono quelli il più importanti su cui ci invita la nostra madre? Htio bi posebno izdvojiti ove centralne poruke kroz koje nas Gospa vodi. Vorrei in modo particolare evidenziare questi messaggi centrali attraverso quali la madre ci guida. Mir. Messaggio della pace. Obraćenje. Messaggio della conversione. Molitva srcem. Preghiera con cuore. Pokora i post. Digiuno con la penitenza. Čvrsta vjera. La fede ferma. Ljubav. Messaggio dell'amore. Opraštanje. Messaggio del perdono. Poziv na Eucaristiju. Invito alla Santissima Eucaristia. Poziv na čitanje Svetoga pisma. Invito alla lettura della Sacra Scrittura. I poruka nade. E messaggio della speranza. Vidite, ove poruke koje sam na poseban način naglasio sada. Vedrete, questi messaggi che ho appena evidenziato. Ovo su najvažnije poruke kroz koje nas Gospa vodi. Questi sono quelli messaggi il più importanti attraverso quali la madre ci guida.
Svaku od ovih poruka koje sam rekao, Gospa kroz ovo 32 godine te poruke nam pojednostavlja, približava, da i mi bolje razumijemo i bolje živimo. Ognuno di questi messaggi che ho appena dettati durante questi 32 anni la Madonna li avvicina, semplifica perché noi li capiamo meglio e li viviamo meglio. Ona dolazi k nama od kralja mira. Madonna viene a noi dal re della pace. Ona zna da nas koliko nema mira u svijetu. Lei sa quanta pace manca oggi nel mondo. Tko može bolje znati nego ona? Chi può sapere da lei, più di lei? Koliko danas nema mira u današnjim obiteljima? Quanta pace manca oggi nelle nostre famiglie? Koliko danas nema mira među mladima? Quanta pace non c'è nell'ambito giovanile? Koliko danas nema mira u crkvi? Quanta pace manca anche nella stessa Chiesa. A majka dolazi k nama kao majka crkve. Madre viene a noi anche come la madre della Chiesa. I kaže, e dice, draga djeca, cari figli, ako vi budete jaki, se voi siete forti, i crkva će biti jaka, anche la Chiesa sarà forte. Ako ste vi slabi, ma se voi siete deboli, i crkva će biti slaba, anche la Chiesa sarà debole. Draga djeco, vi ste moja vi ste pluća moje crkve. Cari figli, voi tutti siete i polmoni della Chiesa. Zato vas pozivam, draga djeco. Per questo vi invito, cari figli. Vratite molitvu vaše obitelji. Riportate la preghiera nelle vostre famiglie. Stavite Boga u vašim obitelji na prvo mjesto. Mettete Dio al primo posto nelle vostre famiglie. Neka svaka vaša obitelj, draga djeco, bude jedna kapelica u kojoj se moli. Che ogni vostra famiglia sia una cappella dove si prega. Draga djeco, cari figli, nema žive crkve bez žive obitelji. Non c'è una chiesa viva orante senza una famiglia orante viva. Mi danas često puta čujemo, ljudi govore. Noi oggi spesse volte sentiamo perché la gente parla. Kriza zvanja u crkvi. C'è anche una crisi nelle vocazioni della chiesa. Ne može danas biti više danas zvanja u crkvi ako nema obiteljske molitve. Ma non c'è, non possono essere anche le vocazioni nella chiesa se non c'è la preghiera familiare. Bog zove u obitelj. Perché Dio chiama nella famiglia. Kroz obiteljsku molitvu se rađaju svećenici. Attraverso la preghiera familiare si nacquono, generano sacerdoti. Današnja obitelj je duhovno bolesna. Perché la famiglia di oggi è spiritualmente malata. Današnja obitelj krvari. La famiglia di oggi sanguina. Ne može danas ovaj današnji društvo ozdraviti, svijet ozdraviti, ako obitelj ne ozdravi. Non può anche guarire oggi la società, il mondo, se prima non guarirà la famiglia. Majka dolazi k nama. Madre viene a noi. Donosi svima nama jedan božanski lijek. Porta a tutti noi un medicamento, una cura celeste. Lijek nama i našim bolima. Cura a noi, a nostri dolori. Ona želi liječiti naše boli. Lei vuole curare i nostri dolori. Ona želi previjati naše rane. Vuole fasciare le nostre ferite. Stoliko ljubavi. Con così tanto amore. Stoliko nježnosti. Con così tanta tenerezza. Majčinske topline. E calore materno. Ona dolazi k nama. Lei viene a noi. Jedna želi podignuti. Perché ci vuole risollevare. Pružiti nam svoju majčinsku ruku. Ci vuole offrire il suo mano materno. Povesti nas ka miru. E condurci sulla via della pace. A mir je samo u Isusu. Ma soltanto nel Gesù si trova la pace. Majka dolazi k nama jer nas želi ohrabriti. Madre viene a noi perché ci vuole anche incoraggiare. Ona nas želi utješiti. Lei ci vuole consolare. Ona želi obrisati suzu s našega lica. Lei vuole anche asciugare le lacrime dal nostro viso. Jednoj poruci Gospa kaže. In un messaggio la Madonna dice. Draga djeco. Cari figli. Danas više nego ikada. Oggi come mai prima. Svijet i čovečanstvo prolazi kroz svoje teške momente i teške krize. Mondo, umanità attraversano momenti
delle crisi così gravi e pesanti. A najveća kriza, draga djeco, je kriza vjere u Boga. Però la crisi più grande è quella della fede in Dio. Zato što su dalje od Boga. Perché ci siamo allontanati da Dio. Udaljili su se od molitve. Ci siamo allontanati dalla preghiera. Draga djeco, cari figli, ovaj današnji svijet i čovječanstvo želi ići u budućnost bez Boga. Cari figli, questa umanità e mondo oggi desiderano andare in futuro senza Dio. Draga djeco, cari figli, danas je nestalo molte vašim obitelji. Oggi è scomparsa la preghiera delle vostre famiglie. U obiteljima je ponestalo vremena jedni za druge. C'è una mancanza del tempo nell'ambito familiare uni per gli altri. Djeca više nema vremena za roditelje, roditelji za djecu. Genitori non hanno più tempo per i figli e viceversa, figli per genitori. Otac više nema vremena za majku, majka za oca. Padre non ha tempo per la madre e viceversa. Nema više ljubavi u obitelji. Non c'è più l'amore nelle famiglie. Događa se raspad morala. Avviene una dissoluzione di vita morale. Toliko slomljeni umorni obitelji. Così tante stanche e distrutte famiglie. Nema više vjernosti u braku. Non c'è più anche fedeltà nei stessi matrimoni. Majka dolazi k nama. Madre viene a noi. Želi nas iz ovoga mraka. Ci vuole da questo buio. Iz ove slijepe ulice. Da questo veicolo cieco. Želi nam pokazati jedan novi put. Ci vuole condurre fuori, ci vuole mostrare una nuova via. Put nade. La via della speranza. Majka želi nadu da nas donijete u ovaj svijet. Madre desidera portare la speranza in questo mondo stanco e provato. Nada da nas donijete u naše obitelji. Lei vuole riportare la speranza nelle nostre famiglie. Nada u ovaj svijet koji je ostao bez nade. In questo mondo vuole riportare la speranza che è rimasto senza speranza. Kaže Gospa u jednoj poruci. Dice la Madonna in un messaggio. Draga djeco, cari figli, ako nema mira u čovjeku u srcu, se non c'è la pace nel cuore dell'uomo, ako nema mira čovjek sa samim sobom, se non ha pace uomo con se stesso, ako nema mira u obitelji, se non c'è la pace nell'ambito familiare, draga djeco, cari figli, ne može biti mira u svijetu. In queste circostanze non può essere anche la pace nel mondo. Zato vas pozivam. Per questo vi invito. Ne, nemojte govoriti o miru. Non parlate soltanto alla pace. Nego počnite živjeti. Ma iniziate a vivere la pace. Nemojte govoriti o molitvi. Non parlate soltanto alla preghiera. Nego počnite živjeti molitvi. Ma iniziate a vivere la preghiera. Draga djeco, cari figli, u današnjem svijetu, in questo mondo odierno ima previše riječi. Ci sono troppe parole. Zato vas pozivam. Perciò vi invito. Manje govorite, a više radite. Parlate molto meno e fate molto di più. Draga djeco, cari figli, samo povratko mira i molite u vaše obitelje može duhovno ozdraviti vaša obitelj. Solo con ritorno della pace, della preghiera nella vostra famiglia può spiritualmente guarire la vostra famiglia. Današnji svijetu jest potrebno duhovno ozdraviti. Mondo odierno ha bisogno di guarire spiritualmente. Nije današnji svijet kao što mnogi govore o ekonomskoj recesiji. Come molti oggi dicono che il mondo si trova in una recessione economica e questo non è vero. Današnji svijet i društvo je u duhovnoj recesiji. Ma il mondo di oggi e anche la società sono anche in una recessione spirituale profonda. Današnji svijet je u moralnoj recesiji. Anche il mondo di oggi è in una recessione morale. A svaka duhovna recesija, moralna, ona proizvodi, ona generira sve ono, sve krize koje danas dolaze. Perché la crisi morale e spirituale genera ogni altro tipo della crisi che noi incontriamo. A majka dolazi k nama. Madre viene a noi. Ona želi podignuti ovo grešno čovečanstvo. Lei vuole risollevare questa umanità peccatrice. Ona dolazi k nama jer je zabrinuta za naše spasenje. Lei viene a noi perché è preoccupata per la nostra salvezza. I kaže, e dice, draga djeco, cari figli, ja sam s vama. Io sono con voi. Ja dolazim k vama jer vam želim pomoći da mir dođe. Io vengo a voi perché vi voglio aiutare che venga la pace. Ali draga djeco, però cari figli, ja vas trebam.
Ho bisogno di voi. Ja s vama mogu ostvariti mir. Io insieme con voi posso realizzare il progetto della pace. Zato se draga djeco odlučite za dobro. Perciò cari figli, decidetevi per bene. A borite se protiv zla, protiv grijeha. Lottate contro peccato, contro male. Majka govori jednostavno. Madre parla semplice. Toliko puta ponavlja. Lei ripete così tante volte. Ona se nikad ne umre. Non si stanca mai. E vi majke danas ovde mnoge prisutne. Per esempio, come voi mame oggi qui presenti a questo incontro. Koliko ste puta svoje djeci rekli? Quante volte avete detto ai vostri figli queste frasi? Učite. Studiate, radite, lavorate, to, to non dobro. Fare certe cose perché non vanno bene. Tisuću, tisuću puta to ste rekli svoje djeci. Credo che mille e mille volte avete ripetuto queste frasi ai vostri figli. Nada se da se još niste umorili. Spero che non siete ancora diventate stanche. Da li koja majka može reći od vas danas ovdje, ja sam sretna. C'è una mamma tra voi che può dire che così è stata fortunata. Može reći, ja sam sretan, samo sam jedan put ponovila jednu stvar, svom djetetu više nikad se nisam vratila i ponovila, odmah su shvatili. Sono fortunata, stata così, perché solo una volta ho detto queste frasi a mio figlio e lui ha capito tutto e non ho dovuto mai più ripetere. Nema majke. Non c'è questa madre. Jer svaka majka mora ponavljati. Ogni madre deve ripetere. Majka mora ponavljati da djeca ne bi zaboravili. Madre ripete perché figli non si dimentichino. Tako i Gospa nama. E così la Madonna, la nostra mamma celeste, fa con noi. Ona toliko nam ponavlja. Lei ripete a noi così tante volte. Da mi ne zaboravimo. Perché noi non ci dimentichiamo. Nije došla k nama da nam donese strah. Non è venuta a noi per portarci la paura, da nas kritizira, per criticarci, da nam govori o kraju svijeta, non è venuta per parlarci della fine del mondo, nije Gospa došla da nam govori o drugom dolasku Isusa, non è venuta neanche per parlarci della seconda venuta di Gesù. Dolazi k nama. Lei viene a noi pa majka nade. Come la madre della speranza. Na poseban način. In modo particolare. Gospoda se zove na svetu misu. La Madonna invita tutti alla Santa Messa. I kaže. E dice. Draga djeca, neka misa bude centar vaše života. Cari figli, che la Santa Messa sia il centro della vostra vita. Sjećam se dobro na jednom ukazanju. Mi ricordo bene in una apparizione. Klečimo pred Gospom. Inginocchiati davanti alla Madonna. I Gospa nama kaže. E la Madonna a noi dice, draga djeco, cari figli, kada biste se vi sutra odlučivali, se voi domani dovete fare una scelta, doći k meni, venire a me, sutra se s menom, incontrarmi, ili otići na svetu misu, o andare alla Santa Messa, ne, nemojte doći k meni. No, cari figli, non venire a me, idite na svetu misu, andate alla Santa Messa. Jer ići na svetu misu znači ići u susret Isusu kojem se daraju svetoj misi. Perché andare alla Santa Messa significa andare incontro a Gesù che si offre, dona nella Santa Messa. Njemu se predati. Donarsi a Gesù. Njemu se otvoriti. Aprirsi a Gesù. S njim razgovarati. Parlare con Gesù. Gospod nas također zove na mjesečnu ispovijed. La Madonna ci invita anche alla confessione mensile. Naklanje pred križem, pred sacramentom. Di adorare il Santissimo Sacramento dell'altare, di venerare la Santa Croce. Gospa također poziva same svećenike da svojim župama organiziraju i stvaraju klanje pred presveti. La Madonna invita anche stessi sacerdoti di condurre e di organizzare le adorazioni eucaristiche nelle proprie parrocchie. Gospa nas zove na moltu krunicu u našim obiteljima. La Madonna ci invita anche di pregare Santo Rosario nelle nostre famiglie. Na čitanje svetoga pisma. Di leggere la Sacra Scrittura nelle nostre famiglie. U jednoj porci kaže. In un messaggio Madonna dice. Draga djeca. Cari figli. Neka Biblija bude u svakoj vašoj obitelji vidljivo mjesto. Che la Bibbia in ogni vostra famiglia sia al posto visibile. Čitajte sveto pismo. Leggete la Sacra Scrittura. Opraštajte drugima. Perdonate gli altri. Ljubite drugi. Amate altri. Na poseban način htio bi naglasiti poziv na opraštanje. In modo particolare vorrei evidenziare questo invito al perdono. Gospa nas kroz ove godine, koliko je s nama, toliko zove na opraštanje.
Durante tutti questi anni che la Madonna è con noi, ci invita così tanto al perdono. Oprosti sebi. Perdonare a noi stessi. Oprosti drugima. Perdonare agli altri. I tako otvoriti put Duhu Svetom do našeg srca. E così aprire la via allo Spirito Santo nel nostro cuore. Jer bez opraštanja. Perché senza perdono. Mi ne možemo ozdraviti. Noi non possiamo guarire. Ni duhovno, ni fizički. Ni emotivno. Né spiritualmente, emozionalmente, né fisicamente. Mi moramo prvo oprostiti. Veramente noi dobbiamo perdonare. Ali da bi naše opraštanje bilo sveto i savršeno. Perché il nostro perdono sia santo, sia perfetto. Gospod nas na poseban način zove na molto srce. La Madonna in modo particolare ci invita alla preghiera con cuore. Toliko je puta ponovila kroz ovo 32 godine, molite, 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 draga djeco. Così tante volte durante questi 32 anni la Madonna ha ripetuto, pregate, 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 cari figli. Ne molti usnama. Non pregare soltanto con le labbra. Ne molti meccanismo. Non pregare in una maniera meccanica. Ne molti tradizie. Non pregare fosse da una tradizione. Ne molti, pa gledate na sa, kada ćemo što prije završiti. Non pregare guardando orologio per terminare prima possibile la preghiera. Gospod želi da mi odvojimo vrijeme za Boga. La Madonna desidera che noi dedichiamo il tempo per Signore, per Dio. Jer moliti srcem na što nas majka zove prije svega znači moliti iz ljubavi i sa ljubavi. Pregare con cuore su cui ci invita la madre soprattutto significa pregare con amore e da amore. Moliti cijelim svojim bićem. Pregare con tutto nostro essere. Da naša molta bude susret zajedno s njim. Che la nostra preghiera sia un incontro vero con Gesù. Razgovor s njim. Un dialogo con Gesù. Odmor s njim. Un riposo con Gesù. Da iz molitve srcem koju molimo, da iz te molitve izađemo ispunjeni mirom i radošću. Che possiamo uscire da questa preghiera che preghiamo riempiti con la gioia e con la pace. Kaže Gospa. E dice la Madonna. Draga djeco, neka vam molitva bude radost. Cari figli, che la preghiera sia gioia per voi. Molite s radošću. Pregate con la gioia. Draga djeco, cari figli, tko moli ne treba se bojati budućnosti. Quello che prega non deve temere dal futuro. Draga djeco, cari figli, ako želite ići u školu molitve, se volete andare nella scuola della preghiera, morate znati da u školi molitve nema vikenda. Dovete sapere che in questa scuola non ci sono weekend soste. Moramo svaki dan ići u školu molitve. Bisogna ogni giorno andare nella scuola della preghiera. I kao pojedinac. Come singolo, i kao obitelj, come la famiglia, i kao zajednica, e come la comunità. I tako rasti, duhovno rasti. E così crescere, spiritualmente crescere. Kaže Gospa. Dice la Madonna. Draga djeco, cari figli, ako želite moliti bolje, se volete pregare meglio, udar uvijek morate moliti više. Dovete cercare di pregare di più. Jer moliti više uvijek je osobna odluka. Perché pregare di più è sempre una decisione personale. A moliti bolje, ma pregare meglio, je milost. È una grazia divina. Milost data onima koji mole više. Grazia che viene concessa data a quelli che pregano di più. Često puta danas svi mi kažemo kad trebamo moliti. Spesse volte diversi fra noi diciamo quando dobbiamo pregare. Uvijek kažemo nemamo vremena. Diciamo non abbiamo il tempo. Da radimo puno. Lavoriamo molto. Da smo zauzeti. Siamo occupati con diversi impegni. Ovim ili onim stvarima. Con questa o altra cosa. I uvijek kad trebamo moliti, problem vrijeme. E sempre quando dobbiamo pregare, problema si pone una problema che è il tempo. Gospa kaže jednostavno. Però la Madonna risponde semplice. Draga djeco. Cari figli. Ne nemojte uvijek reći da nemate vremena. No, non mi dire sempre che non avete il tempo. Draga djeco. Cari figli. Nije vrijeme problem. Non è problema il tempo. Problem è ljubav. Il vero problema è l'amore. E draga djeco. Cari figli, kad čovjek nešto voli i ljubi, quando uomo qualcosa ama, quando vuole bene una cosa, on uvijek ima vremena, sempre ha tempo. A kad čovjek nešto ne voli i ne ljubi, on nikad neće naći vrijeme. Però quando uomo qualcosa non ama, non vuole bene a questa cosa, non trova mai tempo.
Vedete, ljubav. Vedrete l'amore. Kad ima ljubavi, sve je moguće. Se c'è l'amore, tutto è possibile. Kroz ove 32 godine, ja bih rekao, Gospod nas želi probuditi da nas iz ove duhovnog umiranja, iz ove duhovne kome u kojoj svijet jest. Io direi durante questi 32 anni, la Madonna ci vuole svegliare da questa coma spirituale, dalla morte spirituale in cui il mondo si trova. Lei ci vuole rafforzare nella fede e nella preghiera. Anche questa sera Ivan raccomanderà tutti voi, tutti i vostri bisogni, tutte le vostre famiglie. In modo particolare raccomanderà tutti i malati. Na poseban način preporučuju večeras sve vas prisutne svećenike i vaše župe iz kojih vi dolazite. Raccomanderà in modo particolare ancora tutti i sacerdoti e le parrocchie da cui loro provengono. Ljepotu same Gospe je teško opisati riječima. La bellezza della stessa Madonna è impossibile descrivere con le parole. Svaka riječ na ovoj zemlji je nedostupna, siromašna, da bi se mogla riječima opisati ljepotu. Ogni parola per descrivere la Madonna è incompleta, inconsistente per descrivere quello che si prova durante l'incontro con la Madonna. Ima sivu haljinu. Posso dire che ha un abito grigio, veo bianco, gli occhi azzurri, zingomi rossi, capelli neri, appoggia piedi su una nuvola e ha una corona di stelle. Klečeći svaki dan pred njom kroz ovo 32 godine. Inginocchiato davanti a lei durante questi 32 anni. Uistinu sam zadivljen njezinom ljepotom. Veramente sono incantato della sua bellezza. Jedanput sam im pitali. Una volta l'abbiamo chiesto. Pitao sam je, majko, zašto se toliko lijepa? Madre, perché sei così tanto bella? I ona se nasmija i kaže. E lei ha fatto un bellissimo sorriso e risponde. Kaže, drago dijete, lijepa sam zato što ljubim. Caro figlio, sono bella perché amo. Draga djeco. Cari figli. I vi ljubite. Anche voi amate. I vi ćete biti lijepi. E sareste anche voi belli. Evo, i svima nama poruke, što trebamo činiti. Ecco, un messaggio a tutti noi quello che dobbiamo fare. Poruka da budemo lijepi i iznutra i svana. Il messaggio di essere belli fuori e dentro. Nadam se. Spero. Da ćemo se mi odazvati Gospinu pozivu. Che noi risponderemo alla chiamata della Madonna. Da ćemo prihvatiti njezine poruke. Che accoglieremo i suoi messaggi. Da ćemo prihvatiti i biti sustvaraoci jednog boljega i ljepšega svijeta. E che saremo collaboratori nella costruzione di un nuovo e più bello mondo. Neka i vaš dolazak ovdje. Che anche la vostra venuta qua bude da vaš početak i ne vaše duhovno sia un inizio del vostro rinnovamento spirituale. Kad sarete vašim kućama, quando tornerete alle vostre case, nastavite s tom duhovnu obnovu vašim obiteljima, s vašom djecom, continuate con questo rinnovamento spirituale insieme nelle vostre famiglie, con i vostri figli. Nadam se da ćete i vi kroz ove dane posijeti jedno dobro sjeme. Spero che anche voi durante la vostra permanenza qui a Međugorje seminerete un buon seme. Nadam se da će to sjeme koje ćete posijeti pasti na dobro tlo. Spero che questo seme che seminerete cadrà sul buon terreno. I da će donijeti dobar plod. E che porterà buon frutto. Ovo vrijeme u kojem mi živimo jest vrijeme odgovornosti. Questo tempo in cui noi viviamo è un tempo della responsabilità. Zato odgovorno prihvatimo na ono što nas majka zove. Odgovorno prihvatimo poruke na koje nas majka zove. Perciò responsabilmente accogliamoci tutto quello su cui ci invita la madre. Particolarmente accogliamoci i suoi messaggi. Molimo zajedno s njom na poseban način za evangelizaciju da nas obitelji svijet. Preghiamo insieme a lei particolarmente per la evangelizzazione delle famiglie del mondo. Budimo i mi danas jedan živi znak. Siamoci anche noi oggi un segno vivo. Nemamo tražiti vanjske znakove. Non cercare segni esteriori. Gospa želi od nas. La Madonna desidera da noi. Da mi budemo živi znak. Di essere noi stessi un segno vivo. Znak žive vjere.
segno della fede viva. Draghi prijatelji, cari amici, neka tako bude. Che sia così. Grazie. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come rimettiamo i nostri debitori, e tu sudure l'attenzione, ma liberati tu male. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. In nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.